Bello a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Slime Rancher, che stavo aspettando da un sacco, dove abbiamo fatto i slime esplosivi radioattivi, praticamente la bomba atomica, poi questi rocciosi che hanno fame e noi gli diamo da mangiare, e penso che ci butteranno molti soldi questi radioattivi. E sì, qua è pieno, però non ci facciamo nulla con i plortrose. Che senso avrebbe venderli? E non so per quale motivo qua non è potenziato al massimo. Mi sono reso conto che nel video di Little Nightmares non ho visto niente, cioè non ho capito, non sono riuscito a vedere, come se fossi cieco. E scommetto che avete pensato: ma perché non hai visto quella cosa evidente? Perché? Perché non l'hai visto? Infatti avete letto il titolo, no? Poter mangiare agli slime di miele, ragazzi. Con il mango alla menta, che non si sa neanche perché i creatori hanno creato una cosa del genere. E anzi no, il mango alla menta, visto che loro non hanno fame, recuperiamolo. Recuperiamolo, che loro tanto non hanno fame. E facciamo esplodere il cicciotto, se esiste, quello di miele. Togliti. Prendiamo tutti. Poi ho pure creato un mondo da solo io, cioè che non registro. Però no, non lo voglio più continuare, perché è successo che tutti gli slime mi sono diventati tar, quindi no. Chiamata. Galline. No, non ti do nulla di queste cose. Sì, questa zona mi ricordo di averla sbloccata. Mi ricordo dove. Che qua ci abbiamo messo questi nostri nuovi slime. Di cristallo e di come si chiama, e di fosforo. Ci sono altre fragole cubiche, non ci interessa, dobbiamo semplicemente andare non qui. Non fa, aspetta che non faccio gli errori. Idea, ecco qua, teletrasportatore che mi teletrasporta vicino alla foresta degli slime. In teoria in questa foresta ci dovrebbero essere i slime di miele. E così, ci sono i slime di miele, ci sarà anche lo slime cicciotto di miele. Non ci avevate pensato, eh? Scommetto di sì. Perché scommetto che avete tutti finito il gioco. Perché scommetto che l'avete finito, perché direte: ma questa è una serie vecchia, perché la porti oggi? Potevi portarla prima, è perché ho aperto il canale da poco, ecco perché. E anche perché porterò sicuramente Slime Rancher 2. Ok, torniamo in questa bella foresta. Se non mi ricordo è qua il posto tipo gigante enorme. Sì, è qui. Dove c'era questa lettera qui, che per sicurezza rileggo ogni volta. Veniamo in questo punticino qua. E no, questa non è la zona di slime di miele, è quella di boom. Aspetta che là. Evitate di trasformarvi in tar. Mi è parso di vedere il giallino, oppure sono cieco io? Non sono cieco, ho visto il giallino. Alla fine comunque il jetpack non è stato una fregatura. Guarda chi c'è, c'è lui. Prenditi tutti i miei mango alla menta. Lo scoppi? Oh, quanto diventi grosso? Oh, ancora hai fame. Mi prendi in giro. E basta, tare, basta, tare. Quanti ce n'erano? È una zona popolata da tar. Perfetto. Mi manca frutta. Datemi, trovatevi della frutta tipo ora. Là c'è un albero di frutta. E me la sono mangiata. È tutta mangiata la frutta. Ho lasciato là soltanto le verdure schifose. A voi piacciono le verdure? A me solo le carote. No, devo trovare... Dai, devo trovare qualcosa. È il frutto, una frutta, ti prego. Gioco, non mi puoi triggerare così, cioè. Mancherebbe tipo mezzo frutto, neanche. C'è uno... Ma dove sono? Ok, c'è un treasure locked. Turu. Ah, adesso ho trovato sta frutta. Se non mi ricordo male, allora è qui la zona degli slime di miele. E qui allora forse c'è il cicciotto boom, ma io non ho galline. Quindi ne. Dai, ti prego.
Sì, la frutta. Sì, la frutta. No, sì, la frutta. Facciamolo scoppiare. Tre. No, quello è marcio. Devo andare a far scoppiare quel cicciotto per sbloccare le nuove zone. Anche loro stanno facendo scoppiare me. Comunque, se vi chiedete perché non taglio i video, è perché è settembre, cioè a settembre, tipo settembre-ottobre posso iniziare a editare i video. Perché? Perché non sono buono, devo imparare. Farò un corso di editing. Ci arrivo qua sopra io, aspetta. Mi si ricarica il busto così posso fare, riuscire a salire qua sopra. È arrivato un email from Casey. Oh, è esploso, oh. E mi dà la monkey. E questo. Voilà, una cassa e un'altra cassa. Tutte e due robe inutili. Che non c'è giusto, ci manca per esplodere. Ancora mi sa un bel po'. Adesso che abbiamo la monkey possiamo aprire la nuova zona. La zona dove c'erano i rumori strani. E perché non c'è di nuovo la musica? Option. Rumori bassi però. Voglio sempre un po' di rumore, così possiamo. Prendiamo un po' di frutta. Ci dovrebbe essere tipo una zona. Un'altra zona. Non è che finisce tutto qui Slave Ranger. Anche solo due zone, ce ne saranno altre. Quell'ottava volta mi faccio mordere. Vediamo, vediamo, vediamo. Se la mente non mi inganna. Mi sa che la mente mi ha ingannato. Dove che stava? Là quello è uno dei pod che riapriremo in futuro. Dove che stava la zona? Non è che sono stupido io. Ah, forse me lo sono ricordato. Nessuna delle due zone che ho visitato, ma quell'altra. L'ho capito perché si crea un tar. Se vuoi facciamo così, me lo porto con me. Non so perché a molte persone questo gioco non piaccia, ma io lo adoro e lo adorerò per sempre. Non ho sbloccato ancora la mappa di sto posto, non la trovo. Però non voglio andare troppo a esplorare. E devo tornare indietro in teoria per sbloccare quel. Per ritrovare la nuova zona. E sbloccare i design quantum, almeno credo. Quelli gialli. Quelli dei, che pensavo fossero slime limone. Perché ho letto un pochino, mi sono informato. Ho visto i slime gialli. Ho cercato slime range su Google, mi sono usciti gli slime gialli. Quindi ho detto. E poi dopo c'era un'altra immagine di i loro plort, che si chiamano Quantum Plort, quindi dico Quantum Slime. E nuova zona. E nuova zona. Nuova zona. Non mi sembra tanto nuova. Cosa vuole, la frutta? No. Frutta non vuole. Aspetta, questo è a forma di plort. Forse vuole il plort. Questo sarà, penso, il plort boom. Sì. Poi il plort di miele, palesemente quello si vede. Poi cerchiamo altri cettacoli. Questo è il plort di roccia. Poi sì, ci sono i colori là, il plort radioattivo, il plort, penso, di gatto e il plort fosforo. E ma mi aspetta un botto di lavoro da fare allora. Un sacco. Hai capito? Dai, gattino, ti mangio un pollo così mi dai il tuo plort. Molto gentile. Mi serve uno slime di miele. O anche lei slime è possibile, fai proprio il caso nostro. Questo è quello che dovrò sbloccare prima o poi. Non mi serve vedere il plort di quello slime esplosivo subito. Subito ora. Ci prendiamo le galline. Dove sai? Ok. Vieni qua, slime esplosivo, mangia. Mangiami il palo e dammi il plort. Perfetto. Mi servono degli slime di miele. Miele ci siete? No, qui no. Perché sto tornando indietro? No, qua non ci sono i plort di miele. Vabbè, intanto sparo questi due. Dopo ci ripenserò quanto ci torno.
Cavolo, le porte non si chiudono mai. Intanto andiamo a mettere il Blurt Boom, che era qui, sì. Ma il porto di gatto non l'ho mai visto. Questo è di Fosfor. Blurt dello slingato. Dove sta lo slingato? Forse me lo direziona lui. Qui quindi? Sì, qui, veramente me lo direzionavo. E ci sono tre su. Mi manca il plort fosfor, rock, coso e altro. Sì, ci dovrò tornare. Ci dovrò tornare. Ok, intanto pensiamo a fare 10.000 per il laboratorio. No, bisogna tornare indietro. Ah, si torna indietro da qui. Opla, vediamo se riusciamo a tornare senza il teletrasportatore, tipo arrampicandoci da qui. Aldritar. Perché fate i tor? Perché gratitar? Perfetto, scaletta, un altro pod. Ma quanti pod sto trovando che non posso aprire? No, buttiamoci di qui. Opla. Arrivati in questo punto qui. Torniamo al ranch, che tutti avranno fame e saranno morti di fame. Saranno tutti arrabbiati dalla fame. Poi sono indeciso se prima o poi portare anche Cult the Lamb o altri giochi così. No, vi dico, giochi come Slime Rancher li adoro proprio. Quindi consigliatemi quasi sotto nei commenti. Oh, e vediamo di tornare al nostro ranch, dove ci sono fragoline cubiche a profusione proprio, un sacco, un miliardo di... quante fragoline cubiche. Proprio dovrò diffondere la nostra nuova specie di slime. Ma tu sei uscito? Come hai fatto a uscire? C'hanno tutti fame. Ma io l'ho fatta le Irnet. No, ma io l'ho fatta. No, sono andato sul risparmio. Fai le Irnet subito proprio. No, io ho fatto la... cosa che io ho fatto? La roba per farli calmare. Ce n'è qualcun altro fuori? Non mi torna i numeri. Aspetta che non mi va via un giro per il range, faccio un giro veloce. Non sembra che ci sia nessun altro. Ok, aspiriamo tutto. Ci avete ancora fame? Ho visto che qua è affamato. Mettetevi pure la frutta normale. 20 di questi. E noi ce li assorbiamo subito. E ce li andiamo subito anche a vendere. Perché puntare 10.000 è difficile arrivare a 10.000. Che slime è che mi mancano il cacciatore e il quantum. E ci metterò il tempo. Aspetta che adesso c'è tutti fame. Questi esplosivi. Per quanto lo scorso episodio che mi pagano un bel po'. Io spero che non si è evaso nessuno, Io mi fido però. Non drop. Prendete queste. Prendiamo anche questi. Teneteli. Oh, loro che sono pieni di mango alla menta. Che penso che sia il frutto più schifoso della vita. Però dettagli, non lo assaggerò mai. Ma a voi piace il gelato alla menta? Personalmente a me no, ma anche la maggior parte delle persone mi piace. Ma c'è perché un mango alla menta? Se avessi manco l'arancia, la mela, l'anguria. Mango alla menta. Cosa vuol dire mango alla menta? Ok, spira tutto. E oh guarda. Iniziamo la produzione vera e propria qua. Aspirami tutto pure da questa parte. Oh yes. Proviamo di prendere tutto. E sai cosa vi dico? Già che ci siamo, invece di lasciare quei due potenziamenti lì, compriamoci il dash boost e il putz, la roba lì. Tanto costa poco. 26, 54.
Oh, bene, bene, bene. 13, non li voglio vendere ancora. Guarda il plort. 30, hanno superato 30. Vendo pure questi qui. Allora, pianino ci arriva a 10.000, ragazzi. Pian piano, ma ci arrivo. Poi devo fare pure la gabbia per gli slime d'acqua, che valgono tanto, un bel po' valgono. Ah no, ce l'avevo già gli slime d'acqua, me l'ero scordato. C'è la mia memoria è proprio grandiosa. Perché il Proteca mi chiedeva per quel posto lì, per la nuova zona. Ah, il plort di miele mi chiedeva, che però adesso non ho più, perché li ho venduti tutti, sono un genio. Poi il plort di roach, che dovremmo avere senza problemi. Non so se qua mi era avanzato un plort radioattivo. Sì, è avanzato. Mi manca il plort fosfore e quello di miele. Direi di portarmi di prendermi il prodotto fosforo e quello di miele me lo guadagno mentre faccio il viaggio. Fosforo viene a me. Perfetto. Andiamo a mettere tutti questi plort qui. Li depositiamo dentro alla cosa, le bocche. Che poi mi fa strano che le bocche si mangiano i plort. Ah giusto, è vero che la notte qua. Aspetta, proviamo il pulse wave, quello che abbiamo appena comprato. Ai! Usa energia, ma un botto di energia. E ti porto con me. Facciamo così e ti butto via. E poi questo è il mare. In realtà questo mare non è acqua. Questo sono slime. Che usano gli slime poi come mezzo di trasporto. Questa specie di mare. Che non è mare però. Adesso mi tocca andare a recuperare un plort di miele dopo. Prima intanto andiamo a mettere questi. Ecco qui. Perché qua non ci sono i treni di miele tutti boom. Ecco, volevo andare qui. Che non si vede nulla mai. No, tar no, ciao. Io scappo, me ne vado e. No, perché tabby plort? Ma no, mi serviva quello alto di miele, ma non mi serve il tabby plort. Beh, dov'è che sta? Quello è il livello di miele, infatti. Il fosforo, eccolo qui. Poi manca questo radioattivo, eccolo là. E ti prego prendilo, ok, perfetto. Che la mia mira fa schifo. Eccolo quello di roccia. E confermo che manca solo quello di miele. Che tristezza. Dai, gioco, ce n'è che mi fai uno sconto. No, mi tocca per forza andare a recuperare. Acqua è giusta e piena di terra sempre. Ma io cosa che ti dico, che li ignoro. Ne scappo. Ci sono passato sopra. Dov'è che si esce? Qui o qui? Qui. Ah, poi c'è pure un altro di quei pod che aprirò negli ultimi episodi. Ultimi. Ok, dove stanno i slime di miele? Aspetta che mi devo ricordare. Stavano qua a destra? Sì. Servirà a procurare un plort di miele. Che tanto adesso c'ho. Non è vero. Non ho energia. Ah sì, ora ce l'ho. Mi posso sbalzare. Ecco la zona di slime di miele che ti. Ti prego. C'è del mango alla menta, quindi vuol dire che. Sei? Vieni. Mangiatelo. No, no, non tu. Non voi. Che lo mangi tu. Bravo. E nel plortine sì che me lo dai. Andiamo adesso a sbloccare la nuova zona. Con 5.000 euro. Sono molto contento dei miei 5.000 euro. Ah, ma non vedo l'ora di sbloccare questi nuovi teletrasportatori col laboratorio che costa 10.000. Però ne varrà la pena. Io e l'italiano non andiamo più d'accordo mai. Ma ci siamo andati d'accordo? Facciamo così, io adesso scappo, mi sono stufato. Si mettono loro in queste situazioni. No, no, però questo no. Perché si sta duplicando, quindi. Direi di andarmene molto velocemente e di metterci l'honey plort qua dentro. Oh. E andiamo nella nuova zona.
Aspetta, pensavo che andavo nella nuova zona. Però invece no, ti ho fregato. Perché la nuova zona la teniamo per il prossimo episodio. Pensavi che ci andavo, pensavi. Lo so che mi ho detto.